Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio videoblog. Oggi siamo qui in compagnia di Windows 8.1 e non in compagnia di Macintosh, ma siamo qui per parlare di un programma per la musica, ovvero Song, la versione 2. Però io uso la 1 perché la 2 non mi piace graficamente, ma voi potete switchare da una versione all'altra perché la versione 2 integra questa possibilità, questa funzionalità di switchare da una versione all'altra. Poi vi lascerò il link in descrizione per scaricarlo. È un software totalmente gratuito e si scarica dal sito originale della Xamasoft e niente, andiamo a vedere come funziona. Andiamo ad aprire, vi faccio vedere come si può anche switchare da una versione all'altra. Basta andare in file, abilita Song 2, si passa alla seconda versione. Ma a me non piace tanto graficamente, anche quando andate a cercare le canzoni vengono un po' incasinate, quindi non è che mi piaccia tanto. Quindi spiccio la versione 1 e faccio vedere subito come funziona. In alto abbiamo la barra di multifunzione, dove abbiamo la sezione file, dove c'è scarica da YouTube. Possiamo scaricare da YouTube incollando dei link e scegliere o il video o il file audio. Quindi integra anche la funzionalità per scaricare musica e video da YouTube. Esplora musica invece ci porta su Bing.com per andare a esplorare della musica. Controllare aggiornamenti, abilitare Song 2, le impostazioni. Download, nuova finestra, eccetera, eccetera. Qua si può comprare della musica da Amazon Music, Rhapsody, Zune. Cerca dal testo. Cioè, noi digitiamo alcune parole del testo, lì ci cerca una canzone. Poi abbiamo la guida in linea e la barra di ricerca. Faccio vedere com'è molto veloce nello scaricare la musica. Se noi facciamo ad esempio, cerco l'ultima canzone di Gué Pequeno, Pequeno, Feat. Akon, andiamo a cercare, è molto veloce anche a cercare perché c'è dei server abbastanza veloci, cerca da YouTube più altri server. Adesso mi ha trovato solo quella da YouTube perché la canzone è appena uscita, ovviamente. Noi basta che prendiamo e facciamo download come MP3. Facciamo download come MP3, tasto destro sulla canzone, c'è play, download come MP3, download. Download perché? Download perché è un video, te lo scarica come video. Invece se noi facciamo download come MP3 possiamo copiare anche l'indirizzo, ovviamente. Facciamo download come MP3 e lui ci va a dire in quale cartella vogliamo salvarla. E con Interstellar giusto? Interstellar. Andiamo a prendere la cartella dove ho la musica e la mettiamo in My Song, dove abbiamo tutta la musica. Facciamo clic su salva e lì partirà a scaricarla. Ovviamente da YouTube non è velocissimo, a parte questa, stavolta sono sorpreso perché a volte da YouTube ci mette molto molto più tempo a scaricarle. Adesso sta facendo l'estrazione della traccia audio dopo averla scaricata. Attendiamo un attimo che finisce l'estrazione della traccia dell'audio. Niente, comunque è un programma molto valido e veloce.
Io l'ho trovato già da parecchi anni fa, ma lo continuo a installare in tutte le mie versioni di Windows, anche quando cambio sistema operativo. L'ho sempre usato, è da parecchi anni che ce l'ho. Saranno 2 o 3 anni, se non anche quasi 4. Download completato, possiamo fare pulisci o apri cartella, facciamo pulisci. Poi basta andare a prendere la canzone dove verrà scaricata. Andiamo nella cartella musica, My Song, e cerchiamo Interstellar, eccola, diciamo, apri con, finito, mettiamo iTunes. Adesso ci partirà la canzone con iTunes. Mette un po' a caricare, ma è veloce. Ed ecco qua la canzone, ragazzi. Beh. Bene, questo era un piccolo tutorial su come scaricare musica con Song e la presentazione di questo piccolo software. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao.